Carissimi ragazzi e ragazze in ascolto, voi tutti ascoltatori vi do buon consiglio, un santo pomeriggio a tutti, Ave Maria, da Don Leonardo Maria Pompei, che vi dà il benvenuto ad una nuova puntata di Spazio Giovane. E siamo giunti alla 31esima puntata del ciclo di catechesi riguardanti il dono della Divina Volontà. E con questa, diciamo, puntata vorrei cominciare una parte nuova, diciamo, di questo ciclo di catechesi riguardante un'antologia, ecco, di brani scelti che fanno comprendere alcuni tratti salienti del regno della Divina Volontà. Abbiamo posto, diciamo così, durante gli incontri precedenti alcune fondamenta, diciamo così, teoriche, per certi aspetti anche dogmatiche, se vogliamo, dottrinali, ecco, cercando di spiegare che cosa è questo regno e come ci si entra. Adesso dobbiamo vedere alcune cose molto belle, cioè sono in parte quello che vedremo sicuramente oggi è di nuovo il come si prende possesso dei beni del divin volere, e poi una serie, ecco, di brani che ci faranno comprendere alcuni effetti mirabili che produce il regno del divin volere. Io spero di fare una piccola sintesi non esaustiva, ma insomma vi preannuncio, insomma, che ci sono delle cose veramente impressionanti. Io una l'ho letta nel volume quindicesimo abbastanza di recente, no? E era una cosa che mi chiedevo, dico, ma com'è la situazione, per esempio, cosa fa il diavolo ad una persona se vive veramente nel regno del divin volere? Sapete qual è la risposta? Cosa gli può fare il diavolo? La risposta è niente. In un'anima che davvero entra nel divin volere, si realizza una situazione non uguale, ma non molto molto dissimile, lo sentiremo proprio dal brano quando ci arriveremo, a quella che è successa alla Beatissima Vergine Maria. Cioè il diavolo lo si mette sotto i piedi e non è che viene a darci il tormento, ad affliggersi, a tentarci, ma scappa quando vede qualcuno che vive nel regno del divin volere. Scappa, non lo sopporta. Quindi questo ci fa comprendere, se ancora ce ne fosse bisogno, la portata di queste rivelazioni e anche e soprattutto la portata di questo straordinario dono che io continuo a scoprire giorno per giorno e prego, mutuando sempre le parole di San Paolo, ripeto sempre le stesse cose, a volte anche forse annoiando, ma che davvero lo Spirito Santo ci faccia comprendere a quale grande speranza siamo stati chiamati e quale tesoro di grazia racchiude questa sua straordinaria eredità. Ecco, perché qui c'è veramente tutto e un tutto che anche questo è stato oggetto di recente lettura, insomma, in uno degli scritti, forse adesso io la sto compilando, adesso piano piano questa antologia. Dice, c'è la felicità terrena? Sì, c'è la felicità terrena, ragazzi e ragazze carissimi. Non soltanto il paradiso, c'è la felicità terrena per chi vive nel divin volere. È promessa, quindi le promesse di Dio non sono le promesse del marinaio, ecco, sono promesse divine. Allora, questa sera vorrei cominciare appunto con leggere il brano dal volume quindicesimo del 18 marzo del 1923. Sempre nei brani di Luisa c'è un po' un prologo, però è sempre meglio, credo, leggerlo in versione integrale, tanto non è molto lungo, è un prologo che circostanzia un po' il momento in cui il brano è stato ricevuto e poi il clou. Anche io quando arriverò al clou chiaramente lo faccio presente e ci soffermeremo un pochino nel commento, no? Comincio la lettura. Stavo tutta abbandonandomi nella santissima volontà del mio dolce Gesù, ad onta che mi sentivo priva di lui e come trafitta nel cuore, pensavo tra me. A che pro l'avermi tanto parlato del suo eterno volere se ora mi ha lasciata? Anzi, le sue stesse parole sono trafitture al mio cuore che lo lacerano a brani e
E sebbene sono rassegnata, bacio quelle stesse trafitture che mi lacerano, la mano che mi trafigge, ma sento al vivo che tutto per me è finito. Ma mentre ciò pensavo, il mio dolce Gesù si è mosso nel mio interno e gettandomi le braccia al collo mi ha detto: Figlia mia, non temere, nulla è finito fra me e te. Il tuo Gesù è sempre per te il tuo Gesù. La cosa più forte che vincola l'anima, attenzione a questo termine tecnico, è lo sperdere la sua volontà nella mia. Perciò come posso lasciarti? E poi se tanto ti ho parlato del mio volere, sono tanti i vincoli d'unione indissolubile che ho messo tra me e te. Il mio eterno volere, parlandoti, vincolava il tuo piccolo volere con i vincoli del mio eterno volere per quante parole ti dicevo. Oltre di ciò, devi sapere che nel creare l'uomo, la nostra prima suprema volontà fu che doveva vivere nel nostro volere e dovendo vivere in esso, doveva prendere del nostro per vivere a nostre spese, ricontraccambiando la nostra volontà con tanti atti divini. Attenzione, adesso noi sappiamo tutto, no? Abbiamo sentito le catechesi precedenti. Con tanti atti divini, per quanti atti umani faceva nella nostra. E questo per arricchirlo di tutti i beni che la nostra volontà contiene. Ma l'uomo volle vivere nel suo volere, a sue spese, e perciò si esiliò dalla patria sua e perdette tutti questi beni. Onde i miei beni rimasero senza eredi, erano immensi e nessuno li possedeva. Onde sottentrò la mia umanità a prendere possesso di tutti questi beni, col vivere in ogni istante in questo volere eterno, volle vivere sempre a sue spese, nascere, crescere, patire, operare e morire nell'eterno bacio del volere supremo. E come vivevo in esso, così mi veniva dato il possesso dei tanti beni disoccupati che l'uomo ingrato aveva messo in oblio. Ora, figlia mia, con l'averti tanto parlato del mio volere, nella mia sapienza infinita, non è stato solo per darti la semplice notizia, no, no, è stato per farti conoscere il vivere nel mio volere, i beni che ci sono, e mentre tu fai la via in esso, ne prendi il possesso. La mia umanità fece tutto, prese il possesso di tutto, non per me solo, ma per aprire le porte agli altri miei fratelli. Ho aspettato tanti secoli, sono passate tante generazioni, aspetterò ancora, ma l'uomo deve ritornarmi sulle ali del mio volere donde ne uscì. Perciò sii tu la prima benvenuta e le mie parole ti siano sprone a prenderne il possesso e catene che ti leghino tanto forte da non farti mai uscire dalla mia volontà. Allora, un breve commento di questo brano, ecco, che presuppone, adesso siamo familiarizzati, no? E io penso che fosse necessario fare un pochino una sintesi sistematica di alcuni concetti chiave che qui in questo brano ritornano per chi ha seguito le 30 puntate precedenti, io capisco che sono tante, e ha colto alcune dinamiche fondamentali del dono della divina volontà. Anzitutto il concetto di base, cioè che la creazione dell'uomo era stata realizzata da Dio perché l'uomo vivesse nella divina volontà, prendendo da Dio per vivere e, come dice Gesù con questa espressione tecnica, vivendo a sue spese. Cioè la vita dell'uomo avrebbe dovuto essere, come era, un paradiso terrestre,
bellissima, senza sofferenze, senza dolori, incaricato semplicemente di passare di amore in amore, di gioia in gioia, di bellezza in bellezza, di cominciare a pregustare in un'amicizia splendida e profonda tutte quante queste cose straordinarie che vive Luisa, capite? Che a noi ci fanno tanta impressione, gli appare Gesù, gli parla Gesù, noi siamo tanto impressionati quando qualcuno vede la Madonna, vede questo. Cioè, nel divin volere, questo è ordinaria amministrazione, cioè sarebbe stata ordinata ordinaria amministrazione. Non è Luisa che dice queste cose, ma il libro della Genesi ci dice che Dio passeggiava nel giardino dell'Eden con l'uomo e parlava con lui come un amico parla con un amico. Capite? Non c'era questa separazione, non c'era questa distanza, non c'era questo essere due sconosciuti, perché guardate, fondamentalmente Dio per l'uomo oggi è un grandissimo sconosciuto. San Tommaso d'Aquino stesso dice, e San Giovanni della Croce nei suoi scritti dice che chi si unisce a Dio in questo mondo, cioè in questo stato di natura decaduta in cui ci troviamo, si unisce come ad uno sconosciuto, proprio testuali parole di San Giovanni della Croce, capite? Ma così non era. Così non era. Tutti gli atti umani, perché Adamo era un essere umano, d'accordo? Era un essere di per sé limitato e finito, avrebbero dovuto essere compiuti ininterrottamente nel divin volere. Abbiamo visto questo passaggio essenziale, no? E fondamentale. C'è stata una catechesi apposta che si chiama Atti umani e Atti divini, cioè comprendere come, quando ci si fonde, ci si unisce, si chiama la divina volontà nel nostro operare, unendosi a lei, un semplicissimo atto umano, qualunque esso sia, volontario o anche involontario, anche inconsapevole, con l'unica eccezione chiaramente degli atti assolutamente insuscettibili di essere attratti nel divin volere, che sono quelli che sono la negazione della divina volontà, cioè il peccato in tutte le sue forme, capite? Ma un atto imperfetto di per sé, meglio ancora se attraverso la consacrazione totus tuus purificato nel cuore immacolato di Maria Santissima, può essere attratto nel divino volere e diventare infinito, eterno ed immenso. Quindi a portatore di una tale carica di bene, di gioia e di felicità, anche in questo mondo, da, come dire, suscitare assolutamente stupore, meraviglia, gioia, contentezza, da seminare e produrre anche fuori di sé bene, grazia. Capite? Quindi questo era il disegno di Dio sull'uomo. Questo disegno si è andato purtroppo rovinando quasi subito col peccato originale. E cosa succede? L'uomo non vuole più vivere a spese di Dio. Voi pensate che follia, ma comincia a vivere a spese, però faccio io. Guardate questo adesso come poi si riproduce, no? Perché entrare nel regno della divina volontà significa ricominciare a vivere queste cose. L'abbiamo visto nelle catechesi precedenti, no? Faccio io, che fai tu? Mi preoccupo io di me stesso, sono io che devo organizzare, devo fare questo, questo e quell'altro, mi agito del futuro, che succede, che non succede, faccio l'assicurazione, tutte queste cose qua, capite bene il senso? Questo è vivere proprio di volontà umana allo stato puro, cioè è vivere a spese tue, d'accordo? Sei tu, cioè gli esempi, per esempio, dei grandi santi di cui abbiamo parlato nella storia, prendendo San Francesco, che viveva la povertà assoluta. La povertà francescana assoluta, l'ho detto tantissime volte, non è, come dire, una sorta di eretico, che sono stati tutti quanti eretici, movimenti pauperisti e mendicanti del Medioevo, meno San Domenico e San Francesco. Come se i beni di questo mondo fossero, come dire, una sorta di sedia elettrica, capito? I beni di questo mondo sono beni di questo mondo, ma il privarsene volontariamente vuol dire consegnarsi completamente nelle mani di Dio, vuol dire ricominciare a vivere a spese del Padre Eterno. Cioè, capito? Se tu vuoi che io continui a stare sul pianeta Terra, sei tu che mi devi dare da mangiare. L'hai detto nel Vangelo,
Non affannatevi della vostra vita, di quello che mangerete. Benissimo, eccomi qua. Se vuoi che campo, qualcuno mi dà da mangiare. Se vuoi che non mi crepo di freddo, qualcuno mi metterà uno straccio addosso. D'accordo? Se vuoi che non mi piglia un colpo, una polmonite che mi muoio subito, eppure se dormo all'aperto non mi piglierà. Ecco, per dire, no? Quindi vivere a spese dell'altissimo in tutto. Quindi un eroismo, per esempio, nella pratica della povertà evangelica, che sto facendo un esempio, ovviamente questo non è per tutti, né chiunque vuole entrare nella divina volontà di vivere queste cose, è per far capire il concetto, d'accordo? Tu puoi anche averci 100 miliardi in banca e vivere perfettamente il perfetto abbandono nella divina, non vivere a spese tue, capito? Ma vivere a spese della divina provvidenza. Anche con 100 miliardi in banca, questo è un fatto fondamentalmente del cuore. Certo, con 100 miliardi in banca uno è più facile che si appoggi a se stesso, ma non è escluso che uno lo faccia. Ok? Quindi noi possiamo vivere, cioè, perché? Qual è il fondamento di questa cosa? Io parlo anche con tantissime anime. Ma Dio esiste o non esiste? Ma Dio ti vuole bene o non ti vuole bene? Dio si prende cura di te o non si prende cura di te? Dorme o veglia, come dicono i salmi. Capite? Perché quando uno comincia ad essere un po' troppo polarizzato sulla volontà umana, troppo, cioè troppo preoccupato da tante cose, cioè, dico, cioè, ma tu ci credi o non ci credi? Hai letto il Vangelo? Lasciamo perdere Luisa, d'accordo? Hai letto nel Vangelo quando Gesù dice non vi affannate, non vi preoccupate che ci penso io a voi, ma se vesto l'erba del campo, se nutro gli uccelli del cielo, ma ti pare che non te nutro a te, che sei il mio gioiello, che sei la mia immagine, che sono morto in croce per salvarti, ti pare che ti faccio morire di fame? Sì o no? capito? Prima del Vangelo, prima della Divina Volontà, perché la Divina Volontà è il Vangelo, d'accordo? Non è una cosa strana, è una, come dire, una ulteriore esplicitazione, dilatazione, come dire, dilatazione esponenziale, oserei dire, insomma, ma del Vangelo, cioè, perché quello è, d'accordo? Non è che sta un'altra fede o un'altra cosa, capito? Tu vuoi vivere a tue spese o vuoi vivere a spese dell'Altissimo? Vuoi esiliarti dalla tua patria? La tua patria, bellissime sono anche le parole della Lumen Gentium, quando parla della Chiesa. Qual è la nostra patria? Qual è la tua patria? Dove abiti tu? In Italia? Va bene. Ma noi abbiamo una patria più grande dell'Italia. Mi piacerebbe tanto interloquire. Qual è la patria nostra? Se abbiamo capito qualcosa di volontà, il regno di Dio è la patria nostra. Adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. La mia patria è quel territorio transnazionale, perché la Chiesa Cattolica, grazie a Dio, travalica i confini di spazio e anche di tempo, perché è viva, c'è una storia molto lunga. Allora, il re è il nostro Signore Gesù Cristo, la regina è la Madonna, le leggi sono quelle del Vangelo, d'accordo? E la legge suprema è la carità. La patria è il paradiso e in questo mondo stiamo facendo qualche passeggiata dove capita, d'accordo? Per servire e amare il Signore e fare del bene in attesa di raggiungere il paradiso. E se entriamo nella divina volontà, dovunque stiamo in questo mondo, vivremo la dimensione, certamente non identica ma molto simile, del paradiso terrestre. Questo è. Ora Gesù spiega qui che ci sono una montagna di beni che sono stati perduti, cioè allora, voi immaginate, no? Per questo è un altro concetto fondamentale che Gesù rivela. Allora, questo filo si rompe molto precocemente. Noi non sappiamo, non lo so se da qualche parte negli scritti, perché io l'ho sempre detto, conosco gli scritti, ma una lettura integrale, continua, devo ancora terminarla. Lo confesso candidamente, d'accordo? La proseguo quotidianamente, giorno per giorno. Ho letto varie cose, diciamo così, opere che sono una raccolta degli scritti, ma la lezione continua dall'inizio alla fine, non lo fa, quindi potrebbe darsi anche che questa informazione ci sia da qualche parte, eh. Però ad oggi io non so quanto tempo
hanno perdurato Adamo ed Eva prima della colpa originale? Non lo so, non ho idea. In ogni caso, fossero state pure un sacco di anni, voi immaginate che per tutta l'umanità erano stati pensati e preparati da Dio, d'accordo? Preparati da Dio, una infinità di atti compiuti nel divino volere, che non sono stati compiuti. Non sono stati compiuti perché tutti quanti gli uomini, tutte le creature che hanno campato dopo Adamo, con l'unica eccezione di Gesù Cristo e della Madonna, ma comunque prima di quando è entrata Luisa nel regno di volere, che siamo intorno all'anno 1900, nessuno, immaginate cioè, non si sa quanti decatrilioni, non so, chissà che cosa, che numero possa essere, sono delle cose impressionanti, no? Pensate soltanto alla vita di un essere umano, quanti atti compie. Cioè, chi è capace? Quanti battiti cardiaci si compiono da quando uno nasce e quando uno muore? Certo, dipende quanti anni so, ma insomma, adesso ho 60 al minuto. E quanti battiti cardiaci di tutta l'umanità ci stanno da Adamo fino a oggi? Qualcuno che è capace di contare, ma che battito cardiaco si porta nel divin volere? Che respiro si porta nel divin volere? Quindi, cioè, immaginate proprio, c'è sta una qualche cosa di assolutamente. Non lo so, inimmaginabile, incontenibile. Sono cose che esistono e che sono rimaste, a Roma si dice appiccate, d'accordo? Stanno là, stavano lì. Allora, quando è venuto Gesù sulla terra, il Verbo ha assunto una natura umana, che cosa ha fatto? Ha preso possesso di tutti questi beni, dice Gesù. Quindi tutta questa miriade, ma miriade è poco, insomma, il numero è enorme. Di atti umani non divinizzati sono stati tutti quanti riparati, rifatti da Gesù, cioè tutto quello che gli uomini non avevano preso, l'ha preso tutto lui, d'accordo? Col vivere in ogni istante in questo volere eterno. E quindi che cosa ha fatto Gesù? È vissuto sempre a spese della divina volontà, nato, cresciuto, patito, operato e morto nell'eterno bacio del volere supremo. La Madonna ha fatto la stessa identica cosa. Non ha mai concesso alla sua volontà di fare un solo atto di volontà propria. Mai. Spiega Gesù, e come vivevo in esso, mi veniva dato il possesso dei tanti beni disoccupati che l'uomo ingrato aveva messo in oblio. Capite? Non sono soltanto il paradiso perduto, ma anche tutta questa montagna di beni perduti, sprecati. Adesso qualcuno si deve andare a prendere queste cose. E chi? Chi? Allora, dopo un certo numero di secoli, di anni, tanti, d'accordo, dall'opera della redenzione, dopo aver insegnato la Chiesa a pregare, non comprendendo fino in fondo tutto ciò che con questa petizione si chiedeva al Signore, Fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra, attraverso la prima, la benvenuta, si tura prima benvenuta, è data all'essere umano la possibilità di riandare a riprendersi tutti quanti questi beni, di iniziare a vivere a spese dell'Altissimo, non a spese proprie, e di arricchirsi, cioè di un patrimonio, cioè inestimati, di valore inestimabile, di ricominciare a vivere realmente l'Eden sulla terra. Non metaforicamente, ma realmente, con l'unica variante, anche questo l'abbiamo detto tantissime volte, che adesso noi riviviamo l'Eden in condizione di natura comunque decaduta, quindi in cammino costante, continuo e dentro l'orizzonte sempre della croce, d'accordo? Che è e rimane la nostra fedele compagna di viaggio in questo mondo. Ma questo non toglie assolutamente nulla. Quindi certamente che c'è rispetto all'Eden una differenza fondamentale. Però vedremo anche questo qui. Alcune modalità di sofferenza, lo vedremo nei brani scelti, strettamente dipendenti e connesse col peccato, non ci saranno più, se uno entra nel regno del divino volere. Non ci sono.
E io me lo chiedevo prima di sapere tante cose, dico, ma la morte c'è, ci sarà per tutti, per questo decreto non revocabile. Ma vedremo che ci saranno degli iscritti, adesso facciamo una piccola, come dire, anticipazione, che dicono che chi ha vissuto veramente nel divin volere, la conseguenza della morte, la conseguenza brutta della morte, che è la decomposizione del cadavere, non c'è, non ci sta. Io sono portato profondamente a crederci a questa cosa qui. Non c'è. C'è uno scritto che ne parla esplicitamente, sarà oggetto di attenzione nelle prossime puntate. Non c'è. Perché la corruzione, anche la corruzione materiale del nostro corpo, è conseguenza diretta del peccato originale e attuale. La Madonna, si è corrotto il corpo della Madonna? Assolutamente no. Non è neanche morta la Madonna. Facciamo un altro esempio. Si è corrotto il corpo di nostro Signore Gesù Cristo, che è morto? Non abbandonerai la mia vita nel sepolcro, né lascerai che il tuo santo veda la corruzione. Gesù è risorto dopo neanche 36, dopo, neanche, dopo circa 40 ore rispetto a quando era morto. Ma il suo corpo, che pure era stato massacrato, non ha conosciuto la corruzione, ed era stato massacrato solo perché in vista della redenzione la volontà di Dio, la divina volontà, ha dato al demonio la possibilità di farne carne da macello con la collaborazione dei suoi servetti umani, altrimenti non sarebbe neanche morto neanche Gesù. Capite? Cioè, nello stato di natura decaduta, la morte naturale non ci può essere, però certamente, essendo l'uomo corrotto, ci può essere la morte violenta, perché se uno dà una coltellata, per darti una coltellata devi fare un peccato mortale, chiaramente, ma purtroppo gli altri uomini i peccati mortali lo fanno in stato di natura decaduta. Quindi alla Madonna Dio non ha permesso che venisse fatto alcun male fisico. La Madonna non ha sofferto male fisico da parte delle creature, ha sofferto altri generi di male. E non è morta di vecchiaia, non ha subito la corruzione, né la morte né la corruzione. Gesù è morto per la nostra salvezza, ma la corruzione non l'ha subita. Ci sono stati dei casi già sussistenti nella storia della Chiesa in cui, per divina grazia, alcuni corpi, questo penso che lo sappiamo, si sono mantenuti incorrotti, quasi, capite, preludere come una sorta di prodromo a questa splendida verità, che è una cosa molto molto bella, insomma, una cosa molto molto significativa, molto consolante. Bene, quindi questo può, attenzione, l'ultima cosa che volevo far notare, le ultime due cose, è che quando arriva la rivelazione della divina volontà, non è una semplice informazione o notizia, cioè Dio non te la fa arrivare perché tu sappia qualcosa di più, ma te la fa arrivare non soltanto perché tu appunto la senta come una notizia del telegiornale, ma perché la conosca, la approfondisca e la faccia tua. Questa è cosa che Dio vuole. Ho aspettato tanti secoli, sono passate tante generazioni, aspetterò pure ancora. Ma l'uomo deve ritornare sulle ali del mio volere da dove è uscito. E occorre imparare questa operazione interiore molto bella, che è lo sperdere la propria volontà in quella divina. Questi sono esercizi che si fanno in continuazione, d'accordo? In continuazione, e chiaramente in continuazione, ma anche in costante, come dire, dialogo dialettico, potremmo anche dire, con cosa? Con gli eventi legati alla vita quotidiana, dove ci sperdiamo continuamente nella divina volontà, dove impari a vedere la divina volontà in tutto. Durante la messa di lunedì 29 gennaio c'era un bellissimo brano, ci ho fatto una piccola omelia. Perché ci sono anche, cioè, nella Sacra Scrittura tutto parla della divina volontà, sono ciocchi per vedere. C'è l'episodio
celebre di Davide, umiliato dalla ribellione del figlio a Salonne, che scappa con la coda tra le gambe dal suo regno Gerusalemme, è un amico, un membro della tribù di Saul, quindi della tribù di Beniamino, se non ricordo male, sì, che gli dice: sacca e asporta, lo massacra, lo distrugge, lo umilia, gli tira i sassi addosso, gli dice: disgraziato, sanguinario, vattene via, sta bene tutto quello che ti è successo, con tutto quello che hai fatto. E mentre un servo di Davide dice: fammi il favore, mo adesso vado e gli stacco la testa a questo animale, Davide si arrabbia e dice: ma tu che vuoi? Se questo maledice, perché Dio gli ha detto, maledici Davide, guardate, cioè, come Davide. Oh, stiamo circa nel 1000 a.C., 1000 anni prima di Gesù Cristo, già vedeva la divina volontà in questo gesto. Capito? Ha capito. Dice: io tutta sta roba me la merito per tutto quello che ho fatto. Quindi questo me l'ha mandato nostro Signore a darmi una bella ripassata. E io questo sto zitto e me lo tengo. Altro che gli taglio la testa. E guardate che Davide non ci andava molto per sottire quei tagliamenti di testa, perché a quello che gli portò la notizia, tutto quanto contento, che Saul era morto in guerra, gli era fatta tagliare subito la testa. Quindi non è che ci andava molto per il sottile. Ma questo no. Davide sa leggere la divina volontà. Quindi questa operazione molto bella dello sperdersi nella divina volontà è proprio un atto di espropriazione, di abbandono. Cioè, qui siamo veramente nella quinta essenza della santità. Guardate che noi abbiamo un profondissimo spirito di proprietà di noi stessi. Siamo noi che vogliamo governare le situazioni. Noi vogliamo campare a nostre spese. Non ci fidiamo di niente, di nessuno. Non ci fidiamo, è cosa molto grave questa qui, del Padre Eterno. Io ho fatto catechesi su catechesi su catechesi su catechesi su catechesi, no? Riprendiamo un tema che solleva sempre le spaie e polveroni. Il tema della contraccezione. Il tema della contraccezione nel regno della divina volontà, cioè, come fa a esistere? Qualcuno mi spieghi come fa ad esistere? D'accordo? È chiaro che se tu ragioni in termini di volontà umana, dico: adesso che facciamo? Lo faccio un altro figlio? Non lo faccio? Mi bastano i soldi? Non mi bastano i soldi? C'ho il lavoro? Non c'ho il lavoro? E poi c'ho avuto due cesarei e c'è il rischio che ci muoio. E poi ci sono una montagna di cose che, se tu ti metti a pensare, allora la Chiesa, nella sua misericordia, ma che deve fare? Che cosa deve fare? La Chiesa è madre, la Chiesa non ti può costringere a vivere l'eroismo della divina volontà. Ti dice: va bene, figlio mio. Se non ce la fai, usa i metodi naturali, che sono leciti, d'accordo? Ma non sono consigliati o raccomandati affatto, d'accordo? Voi sapete che dal punto di vista morale c'è il lecito, poi c'è il buono e poi c'è l'ottimo. Il lecito vuol dire che se lo fai non fai peccato, ma non è proprio tutta questa grande virtù. Invece il buono è una cosa che se la fai ti migliora, l'ottimo è una cosa che se la fai te fai santo. È chiaro che qual è l'ottimo? L'ottimo è che tu ti affidi nelle mani di nostro Signore, ben sapendo che i figli che tu devi avere come coppia, questo è il discorso, sono scritti in cielo o no? Punto interrogativo. È Dio l'autore della vita o no? È Dio che crea un'anima quando decide di mandare una vita, e se non crea un'anima, una vita non nasce, sì o no? Capite? Cioè, questo vale per tantissime cose. Tante, cioè, qui dobbiamo essere sempre capaci di andare a fondo, a fondo, a fondo, a fondo, a fondo, e andare al cuore del problema. Quando San Giovanni nel Vangelo suo dice che l'unico problema è credere in colui che Dio ha mandato, che è Gesù, non fa un discorso sciocco e sofistico e per adattare tutte le cose come pare, come avrebbero fatto i membri della riforma protestante, come dire, snaturando completamente il discorso autentico sulla fede, ma c'è un discorso di fondo, capito? Cioè, Gesù è Dio o non è Dio? È facile.
Se Gesù è Dio, se dice una parola, quando noi diciamo la parola del Signore, ma capito? Ma se è veramente Dio che parla, ma quella cosa che dice si fa. Ha detto Dio: amate i vostri nemici, fate del bene a coloro che vi odiano. Allora io amo i miei nemici e faccio del bene a coloro che mi odiano. Punto. Ha detto che bisogna perdonare sempre tutto e tutti. Allora io perdono sempre tutto e tutti. Sto facendo soltanto alcuni esempi. D'accordo? Perché? Perché Gesù Cristo è Dio, quindi se io comincio a dire, eh sì, amato i nemici, adesso stiamoci calma, come faccio io? Allora io sto dicendo che Gesù ha detto delle stupidaggini, o ha detto delle cose che sono delle utopie, che non stanno né in cielo né in terra. Ma vai oltre, può Dio dire delle stupidaggini? Non credo. Allora Gesù Cristo è Dio oppure no? Ecco perché il problema è credere in colui che egli ha mandato. Capito? Cioè, occorre essere capaci. Cioè, io mi accorgo che il regno del divin volere, a mio avviso, se correttamente compreso, come dire, innesca tutta quanta una serie di anche provocazioni che ti fanno vedere, ma vediamo un po' come stai, capito? Cioè, ce l'hai la fede? Non è da dare così tanto per scontato. Gesù nel Vangelo dice: ma il figlio dell'uomo quando verrà, la trova la fede sulla terra oppure no? La fede è la prima cosa. Ci sono tantissime lezioni che Gesù nei primi volumi fa sulla fede, sulla speranza, sulla carità, quindi sulle virtù teologali, cioè, che sono la base della vita, della divina volontà. E questo era il primo brano che volevo sottoporre alla nostra attenzione. Passiamo al secondo, perché vedo che abbiamo ancora un pochino di tempo, che fa anche comprendere un'altra cosa che è in parte connessa con quello che abbiamo letto. Allora, le rivelazioni sulla divina volontà sono state date da Gesù alla serva di Dio Luisa Piccarreta. Allora, c'è un discorso da fare, che prima di questa donna il mistero del divin volere non era stato rivelato mai a nessuno. È un unicum, cioè non è che non ci fosse, c'era, ma nessuno lo aveva compreso così come Gesù l'ha spiegato a Luisa. Nel brano del 6 ottobre del 1922, volume 14, questo viene detto a chiarissime lettere, chiarissime, e in maniera esplicita e inequivocabile. Cioè, prima di Luisa, nessuno. E Luisa è stata la prima. Punto. Allora, anche qui leggo, sì, penso che detto questo, 6 ottobre 1922, volume 14. Stavo pregando ed il mio sempre amabile Gesù è venuto e gettandomi le braccia al collo mi ha detto: figlia mia, preghiamo insieme, entriamo nel mare immenso della mia volontà per fare che nulla esca da te che non sia tuffato in essa. Il pensiero, attenzione, la parola, il palpito, l'opera, il passo, tutto deve prendere il posto nella mia volontà. Ogni cosa che farai in essa, attenzione, prenderai un possesso di più ed acquisterai un diritto maggiore. Anche questo, ci credi o non ci credi? L'importanza di unire i passi che tu fai, viene divina volontà nel mio camminare. E ogni volta che tu fai un atto di questo genere, fermo restando che non basta fare questi atti, l'abbiamo detto tante volte, però sono comunque necessari, prendi un possesso di più ed acquisterai un diritto maggiore. Quindi Gesù qui già fa capire come questo è un cammino graduale, come in tutti i cammini di santificazione, in tutti i cammini di crescita nelle virtù. Non si diventa, boom, la virtù da zero a passa mille dall'oggi al domani, non siete proprio, d'accordo? Non esiste.
Non c'è mai stato e mai ci sarà una cosa di questo genere. Mai. Continua la lettura. Tutti gli atti umani, secondo lo scopo della creazione, qui ancora Gesù riprende il concetto che abbiamo visto nello scritto precedente, dovevano aver vita nel mio volere, formarvi il loro piano di tutti gli atti umani ancora cambiati in atti divini. Vedete quante volte che ricorre questa terminologia, no? Con l'impronta della nobiltà, santità e sapienza suprema. Non era nostra volontà che l'uomo uscisse da noi, ma che vivesse con noi, crescendo a somiglianza nostra. E attenzione, adoperando con i nostri stessi modi, dove stanno gli uomini e le donne che operano da Dio? Cioè, voi immaginate, cioè, la nobiltà, la classe, io oserei dire, no? Cioè, perdonate, insomma, cioè, quando uno agisce in modo divino, il modo divino è stupendo, cioè, è un modo di agire, è bellissimo, affascinante, soprannaturale. Perciò volevo che tutti i suoi atti fossero fatti nel mio volere, per dargli il posto per formare il suo fiumicello nel mare immenso del mio. Io facevo come un padre che, possedendo grandi terreni, dice al figlio: ti do in possesso il centro dei miei possedimenti, affinché non esca dai miei confini e crescano le mie ricchezze, con la mia stessa nobiltà e con la grandezza delle mie opere, affinché tutti riconoscono che tu sei mio figlio. Cioè, i figli al padre gli assomigliano. Dove stanno questi figli di Dio? Anche non bisogna andare a scomodare Friedrich Nietzsche, che diceva: io crederò nel Vangelo quando vedrò gente contenta che vive come ha vissuto da Gesù Cristo. Diceva così Nietzsche. Vaci a mettere una pezza, dicono a Roma. Sicuramente lui era un provocatore, insomma, Nietzsche sicuramente c'era un cervello, insomma, che sembrava, insomma, essere abbastanza imparentato, insomma, con pensieri di origine non proprio divina, usando degli eufemismi. Tuttavia, provocazione. Tagliente, sprezzante, ma in parte vera. Dove stanno tutti questi figli di Dio? Dove stanno quelli che fanno vedere come ha vissuto Gesù Cristo veramente? Dove stanno? Che si direbbe di costui se non accettasse il gran dono del Padre e andasse in terra straniera a vivere di miserie, snobilitandosi sotto la schiavitù di crudeli nemici? Tale fu l'uomo. Famosa parabola. L'uomo è così, è. L'uomo vive come uno straccione, come un miserabile, come un pezzente, con una vita schifosa, meschina, piccola, piccina, miserabile, vuota, priva di senso, proprio, che fa proprio pena, fa proprio pietà, da solo, d'accordo? Per colpa sua, se lo sceglie lui di vivere in questo modo. Io non mi stancherò mai di ripetere fino alla nausea che la prima botta, diciamo, la prima proprio, non luce, di più, proprio il sole che brilla, mi venne quando meditavo. Erano i primi giorni che non sapevo manco che era sta roba. Era una meditazione, una delle prime, della Madonna, il regno della volontà, che dice: l'uomo che vive di volontà propria si condanna ad una vita orribile, d'accordo? Si autotortura, del più brutto e più grave forma di autotortura e di martirio. Che a differenza però delle torture dei martiri dei martiri, che se uno legge il martirologio, insomma, tanta roba, eh? Almeno quelli erano meritori, perché finito quella mezza giornata di tortura, a tenere in paradiso per direttissima. A questi no, sono peggio e senza nessun merito. Attenzione, cioè non è che uno soffre come soffrono i santi, ma uno soffre come un predannato. E anche senza fare grandissimi peccati, basta semplicemente fare la testa propria. Ora, questo piano, questo fiumicello nel mio volere, lo voglio da te. Scorra ogni tuo pensiero in esso affinché ai riflessi della nostra intelligenza, che pensiero di ciascuno si elevi su ciascuna intelligenza, si dia l'omaggio di ciascun pensiero in modo divino. Le tue parole d'opere scorrano pure affinché al riflesso della nostra parola Fiat, che fece tutte le cose ed è parola di ciascuno, e ai riflessi della santità delle nostre opere, che vita in moto di tutto ci dia, elevandosi e sorvolando su tutto, la gloria di ogni parola e di ogni opera, con la nostra stessa parola Fiat e con la stessa santità delle nostre opere. L'abbiamo approfondito tante volte, cioè chi entra in questo regno non santifica solo se stesso, ma raddrizza e santifica oggettivamente, riparando tutto il genere umano, operando nel divin volere per sé e per tutti, non solo per sé. Figlia mia, se tutto ciò che è umano fosse anche un pensiero,
Non viene fatto nel mio volere, il piano umano non prende possesso. Ed il fiumicello non viene formato, il mio volere non può scendere sulla terra per farsi conoscere e regnare. Pensate a quanti pensieri facciamo da mattina alla sera e che ci passa manco per l'anticamera del cervello di ma sta cosa che sto a pensare è una cosa sana, è una cosa balorda, è una cosa che potrei, insomma, unire al divin volere o è meglio che penso altro. Onde io nel sentire ciò ho detto, amore mio Gesù, possibile? Sentite cosa dice qui Luisa, no? Obiezione che potremmo fare anche noi. Ma possibile che dopo tanti secoli di vita della Chiesa, che ha messo fuori tanti santi, e molti di questi hanno fatto stupire il cielo e la terra, delle loro virtù e meraviglie che hanno operato. Verissimo. Ma non dovevano questi operare tutto nel divin volere, in modo da formare questo piano che tu dici? Ma stavi aspettando proprio me, la più inabile, la più cattivella ed ignorante per fare ciò, ma a me pare proprio incredibile. È molto bello sentire queste cose dette da Luisa, perché lei stessa dice, ma insomma, no. Ma c'è stato San Francesco, ma c'è stato San Vincenzo de Paoli, San Luigi Monfort, non dico tanto San Fra, Santa Veronica Giuliani, Santa Margherita Maria la Coque, ma che ne so, San Bernardo da Chiaravalle, San Bernardino da Siena, cioè, non se, San Leonardo Porto Maurizio, non se finisce più, d'accordo? I santi martiri della Chiesa di Roma, quelli del canone romano, gli apostoli, dico, ma insomma, no? E questi non hanno parlato nel divin volere. Ma che modo dove arrivo io, che ho la prima elementare a sentire queste cose? Ma che è sta roba? Lo dice lei stessa, lo dice. Tutti quanti, io pure lo capisco, dice, pensa ci fossi stato io al posto suo. Senti, guarda che tu sei il primo individuo al mondo che viene a vivere come ho vissuto la Madeva e come sono vissuto io e mia madre. Dico, insomma. Qualche domandina uno se la fa. E Gesù risponde: Senti, figlia mia, la mia sapienza tiene mezzi e vie di cui l'uomo ignora. Questo mettiamocelo bene in da capa, dicono a Napoli, eh? Par condicio, ogni tanto Roma, ogni tanto Napoli. E che è obbligato a piegare la fronte e adorarla in muto silenzio. Quanto mi piace quando Gesù lo dice così. Ta sta sitto, dicono sempre andata, ta sta sitto. Dinanzi ai disegni di Dio, alla piegare la testa, da sta zitto, perché non li capisci. Attenzione, e non sta a lui dettarmi leggi, dice Gesù. Non è che l'uomo deve dettare leggi a me, chi devo scegliere, ed il tempo opportuno che la mia bontà dispone. Capite che sta dicendo il nostro Signore? E poi dovevo prima formare i santi. Che dovevano rassomigliarmi, attenzione, e copiare in modo più perfetto, per quanto allora è possibile, la mia umanità. E questo l'ho già fatto. Chi sono i santi, diciamo così, mi si perdoni questo termine, tradizionali, quelli che hanno ricopiato in tutto la perfezione dell'umanità di Cristo? Ma chi sono i santi che vivono nel divin volere? Sono qualcosa di più. Adesso lo vedremo. Ora la mia bontà vuole passare oltre e vuole dare in eccessi più grandi di amore. Perciò voglio che le creature entrino nell'umanità mia, attenzione, e copino ciò che faceva l'anima della mia umanità nella divina volontà. Ecco il passo ulteriore che presuppone quello precedente. Se i primi hanno cooperato alla mia redenzione, di salvare le anime, di insegnare la legge, di sbandire la colpa, limitandosi nei secoli in cui sono vissuti, i secondi passeranno oltre, copiando ciò che faceva l'anima mia, l'anima della mia umanità, nella divina volontà. E qual è quindi la differenza? Che operando nella divina volontà, proseguo la lettura, abbracceranno tutti i secoli, tutte le creature, ed elevandosi su tutte, metteranno in vigore i diritti della creazione che spettano a me, che riguardano le creature, portando tutte le cose alla prima origine della creazione e lo scopo per cui la creazione uscì. Quindi non c'è, capite, ogni santo, sapete che ha vissuto in un certo contesto storico.
con una missione adatta a quel certo contesto storico, no? San Francesco è stato suscitato dallo Spirito Santo in un contesto in cui, questo si studia nella storia della Chiesa, c'era il fenomeno dell'urbanizzazione, quindi di un cambio epocale a livello proprio di sistema, si passava dal sistema feudale al sistema dei comuni, e le città erano sprovviste perché tutta quanta la vita in Occidente, nel cristianesimo, col sistema feudale, viveva intorno al monastero. E chi se ne occupa di evangelizzare i borghesi e i ricchi e i mercanti? San Francesco era figlio di un mercante che operano nelle città, gli ordini mendicanti, con questa forma di vita completamente nuova, rivoluzionaria per quei tempi e che ha fatto un bene immenso. Certamente poi San Francesco ha fondato un ordine che si è protratto nel corso del tempo, d'accordo? Ma la comprensione proprio della sostanza della missione di San Francesco la comprendi dentro il suo contesto storico, d'accordo? Un santo che vive nel divino volere, uno che entra nel divino volere, ogni volta che compie un atto nel divino volere, stando unito al divino volere, trascende i confini del tempo e dello spazio in cui è circoscritto, perché gli atti che compie vanno a beneficio di tutti gli esseri umani, di tutte le creature. Capite? Dal punto di vista oggettivo, anche di quelli che verranno, che tu ancora non conosci, che ancora Dio non ha materialmente creato nella storia. Tutto è ordinato in me, se la creazione la misi fuori deve ritornarmi ordinata con uscita dalle mie mani. Già il primo piano degli atti umani cambiati in divini nel mio volere fu fatto da me. A qui abbiamo, ricordo le varie tracce, le puntate precedenti quando parlavo della prima, della seconda e della terza traccia. E lo lasciai come sospeso e la creatura nulla seppe, meno che la mia cara ed invisibile madre, mamma, ed era necessaria. Seconda traccia, fatta la Madonna. Se l'uomo non sapeva la via, la porta, le stanze della mia umanità, come poteva entrarmi dentro e copiare ciò che io facevo? Ma ora il tempo è giunto, attenzione, che la creatura entri in questo piano e vi faccia anche del suo nel mio. Che meraviglia che ho chiamato te per prima. E poi è tanto vero che ho chiamato te per prima che a nessun'altra anima. Ecco il punto. Per quanto a me cara, ho manifestato il modo di vivere nel mio volere, gli effetti di esso, le meraviglie, i beni che riceve la creatura operante nel volere supremo. Oggetto tutte tante queste cose di questa rassegna dei passi scelti che abbiamo cominciato oggi. Li vedremo, gli effetti, le meraviglie, i beni che produce. Ecco il punto che ci interessa. Riscontra. Quante vite di santi vuoi? O libri di dottrine? Quindi, gli ascoltatori vadano a fare una verifica, purché si tratti di scritti venuti prima di Luisa Piccarreta. In nessuno troverai i prodigi del mio volere operante nella creatura e la creatura operante nel mio. Al più troverai la rassegnazione. Questo sì, tutti i santi erano perfettamente rassegnati alla divina volontà, se no tanti ce li contavano. L'unione dei voleri. Si pensi a uno dei best seller di Sant'Alfonso Maria dei Liguori, l'uniformità al volere di Dio, fantastico. Ma il volere divino operante in essa, creatura, ed essa nel mio, in nessuno lo troverai. Neanche in San Luigi Maria Monfort, che pure si era molto avvicinato, insegnando attraverso la vera devozione ad operare con Maria, per mezzo di Maria, per Maria e in Maria. Ciò significa che non era giunto il tempo in cui la mia bontà doveva chiamare la creatura a vivere in questo, attenzione, stato sublime. Ripeto, stato sublime. Anche lo stesso modo come ti faccio pregare, è qui. Stiamo ascoltando queste catechesi. Abbiamo cominciato a pregare facendo i giri nella divina volontà. Tu ogni giorno fai qualcosa di questo. Abbiamo visto i giri nel Siero e nel Fiat Santificante. Tu metti il tuo ti amo in giro a destra e a sinistra nella forma e nel modo del tutto peculiare che si fa in questo nuovo modo di pregare. È un nuovo modo di pregare. Non serve fare nuove preghiere.
anche lo stesso modo come ti faccio pregare, non si riscontra in nessun altro. Io non ho mai sentito queste robe qua, il girare di invoer, mai, 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 mai. Insomma, io non sono, sono un po' ritto, insomma, sono povero prete. Ho letto un po' di robe, un bel po' di scritti di santi, insomma, conosco bene il magistero della Chiesa, non sono ovviamente onnisciente, quindi può darsi che la mia conoscenza non sia così, ecco, è comunque molto molto limitata, è comunque poca cosa, ma io queste robe non le avevo mai sentite, mai, mai. Perciò sii attenta, la mia giustizia lo vuole esigere, il mio amore delira. Perciò il mio amore delira, oh! Cioè, l'amore di Gesù va in delirio, cioè, capito? A Roma dicono, mo non voglio essere offensivo dinanzi al nostro Signore, sbrocca, cioè, perde la testa. Pur di vedere qualcuno che comincia a vivere come ha vissuto lui. Cioè, questa è tanta roba questa qui, eh. Perciò la mia sapienza dispone tutto per ottenere l'intento. Sono i diritti, la gloria della creazione che vogliamo da te. Quindi, come mai a Luisa Gesù risponde: affari miei sono i tempi disposti della mia sapienza. E scelgo le persone che mi pare a me, non sono io tenuto a darne conto, né l'uomo è tenuto a dettarmi legge e a dire perché non l'hai fatto prima, perché e per come. Nel mondo del divino volere, una cosa fondamentale che si impara è che a Dio non si chiede nessun perché, cioè non sei tu che chiedi perché a lui, ma casomai è lui che chiede tanti perché a te, cioè sei tu che devi rendere conto di quello che fai a lui, non lui deve rendere conto di quello che fa a te. E quando qualcosa non la capisci, fa niente, capisce lui, capisce, fa niente. Se sarà bene farti capire, ti farà capire. Se è meglio che rimani senza capire, non capisci e non succede niente, non succede. Basta che capisce lui. Allora, con oggi ci fermiamo, continueremo se ti vuole la prossima settimana e vedendo altri brani molto significativi, possiamo fare un piccolo invito, facciamo un trailer. Ecco, uno, riapprofondiremo il tema come la santità nella divina volontà è altra cosa rispetto alle altre forme di santità, è più sublime, come qui Gesù ha già introdotto. E vorrei cominciare a vedere, per esempio, una delle cose più interessanti, come chi vive davvero nel divin volere, non facendo quattro atti, ma tutto quello che abbiamo detto nelle 30 puntate precedenti, tutto quanto. Ad litteram sine glossa, diceva San Francesco, così chiudiamo ancora con lui, e ci entra sul serio, e beh, Messer Satanasso comincia ad avere un pochino lui paura di vivere in questo modo e non viceversa. E comincia lui a stare alla larga di chi vive in questo modo e non viceversa. Di questo, se Dio vuole, parleremo nella prossima puntata. Do a tutti la mia benedizione. Ave.